Iniziamo oggi puntualissimi perché dobbiamo leggere un canto infinito che chiaramente non ci basteranno le 2 ore a disposizione a leggere. Cerchiamo però di fare il più possibile. Allora, leggiamo il canto 26esimo dell'Inferno. Godi Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'Inferno tuo nome si spande. Tra i ladroni trovai 5 cotali, tuoi cittadini, onde mi vien vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da picciol tempo, di quel che prato non c'altri che agonia, e se già fosse non saria per tempo, così fu sei, da che pur esser deo, che più mi graverà con più m'attento. Noi ci partimmo e su per le scalee che ne avean fatto i burni scender pria, rimontò il duca mio e trasse me, e proseguendo la solinga via, tra le schegge, tra i rocchi dello scoglio, lo pie senza la mano si spedì. Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio quando drizzo la mente a ciò che io vidi, e più l'ingegno a freno chi non soglio, perché non corra che virtù non guidi. Sicché se stella bono miglior cosa m'ha dato il ben, ch'io stessi non mi invidi. Quanto il villan che al foggio si riposa nel tempo che colui che il mondo schiara la faccia sua nel pien meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dov'ei vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, siccome io mi accorsi tosto che fui, vela al fondo parea. E qual colui che si vengiò con gli orsi vide il carro d'Elia al dipartire, quando i cavalli al cielo erti levorsi, che nol potea sì con gli occhi seguire che il vedesse altro che la fiamma sola, siccome nuvoletta in su salire, tal si muove, scuna per la gola del fosso, che nessuna mostri il furto, e ogni fiamma un peccatore invola. Io stava sopra il ponte a veder surto, sicché sì io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù senza essere urto. E il duca, che mi vide tanto atteso, disse dentro dai fuochi sono gli spirti, capun si fascia di quel che lì è inceso. Maestro mio, risposi io, per udirti sono io più certo, ma già mi era avviso che così fosse, e già voleva dirti, chi è in quel fuoco che vien sì diviso di sopra che par sorgere della pira dove Teocle col fratel fu miso? Rispose a me, là dentro si martira Ulisse e Diomede, così insieme alla vendetta vanno come all'ira. E dentro dalla lor fiamma si geme, l'agguato del caval che fe la porta, ond'i uscì dai Romani e il gentil seme. Piangevi sì entro l'arte perché morta Deida mia ancor si duol d'Achille e del Palladio pena vi si porta. Se i posson dentro da quelle faville parlar, dissi io, maestro assai ten priego e ripriego che il priego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego finché la fiamma cornuta qua venia. Vedi che del disio ver lei mi piego. Ed elle a me, la tua preghiera è degna di molta loda e io però l'accetto, ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, che io ho concetto ciò che tu vuoi, che i sarebbero schivi, perché i fuor greci forse del tuo detto. Poi che la fiamma fu venuta quivi dove parte al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare a udivi. Voi che siete due dentro ad un fuoco, se io meritai di voi mentre ch'io vissi, se io meritai di voi assai o poco quando nel mondo gli alti versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse:
quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno la presso a Gaeta, prima che sia Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, nella pietà del vecchio padre, nel debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore chi ebbe a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morocco e l'isola di Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già mi avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci così aguti con questa orazion picciola al cammino, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ai al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marin suolo. 5 volte era acceso, e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrate eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanto veduto non avea alcuna. Noi ci allegrammo, o tosto torno in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque. Alla quarta levar la poppa in suso e la prora aire in giù, come altrui piacque, infin che il mare fu sovra noi richiuso. Meraviglia! Allora, ho questa tremenda insomma, responsabilità di trasmettervi molto parzialmente questo canto incredibile che, oltre ad essere così intenso, è anche pieno di problemi critici, tuttora irrisolti. E quindi, insomma, faremo quello che potremo, nel tempo a disposizione, ma, mi preme di trasmettervi la parzialità che, nonostante tutti gli sforzi che ognuno di noi può fare per avvicinarsi a questo episodio, per forza, insomma, inevitabilmente, è quello che si può trasmettere. Allora, il canto si apre, come credo vi avevo accennato ormai 2 settimane fa, con una coda del lungo episodio, anch'esso incredibile, stupendo, dei ladri, nei quali diciamo, presso i quali vi ricordate che Dante era stato in preda a una particolare incertezza. Infatti, solo ora, all'inizio di questo terzo canto, dove se ne parla, ci dice con una qualche precisione che si trattava di 5 ladri fiorentini, quelli che avevano, diciamo, subito le metamorfosi di cui lui era stato testimone. Allora inizia con un tono solenne questa invettiva sarcastica contro Firenze, che è probabilmente, come è stato notato abbastanza presto, una parodia di una scritta che c'era al Palazzo del Bargello, in cui si faceva la lode invece di Firenze, la cui fama spaziava dal
diciamo, tra gli estremi della terra. Godi Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Cioè, devi essere felice, Firenze, visto che sei così grande che il tuo nome è famoso nel mare e nella terra e addirittura il tuo nome si spande nell'inferno. Vedete l'ironia terribile dei versi. E adesso appunto al verso quarto la giustificazione di questa invettiva: tra i ladroni trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi vien vergogna. Cioè, tra i ladri io trovai cinque cittadini tuoi, cioè fiorentini, cotali, cioè di una tale importanza, fama e ricchezza, per cui me ne vergogno. E tu, Firenze, è sempre evocativo, non è che ne sali in grande onore. Ma subito dopo, come è solito fare Dante dopo un'invettiva sulla corruzione di un luogo della terra, la profezia molto breve, in questo caso, sulla futura rovina di Firenze, fatta, attenzione, dal Dante scrittore, non dal Dante pellegrino, eh? Ma se presso al mattin del ver si sogna, ma se come è vero i sogni fatti prima del mattino sono veritieri, questa è una nozione antica accolta pienamente dal Medioevo, secondo cui i sogni fatti prima dell'alba, essendo l'anima di colui che sogna più libera dai pensieri diurni, è più atta ad accogliere le visioni divine. Quindi se è vero come lo è, perché per Dante non ci sono dubbi di questo, che quello che si sogna all'alba è vero, tu sentirai Firenze di qua da picciol tempo, tra poco tempo, di quel che prato non calpi t'agonia, cioè quello che ti desiderano prato e le altre città sottomesse a te. Diciamo, l'identificazione dei fatti qui allusi da Dante è problematica, anche perché, come sapete, non sappiamo di preciso in che anno Dante ha scritto ogni canto. Secondo alcuni si sta riferendo Dante alla discesa di Arrigo VII in Italia, che troverà appunto l'opposizione di una lega di città insomma, centrali, mediane, cui faceva capo appunto Firenze. E subito dopo, al verso decimo, e se già fosse, non saria per tempo. Cioè, e se già tu fossi stata rovinata dalle città che opprimi, non sarebbe troppo presto. Subito dopo il poeta esclama: così fu sei, da che pur esser dee, cioè magari questa cosa succedesse, visto che deve essere, che più mi graverà con più mattempo, già che mi sarà più grave da sopportare la rovina di Firenze, più tempo passa, più invecchio. Con queste quattro terzine finisce, si conclude l'episodio dei ladri che occupavano la settima bolgia, e adesso al verso 13 Dante e Virgilio vanno avanti, quindi il Dante poeta riprende la narrazione. Noi ci partimmo e su per le scalie che ne aveva fatto i borni a scender pria rimontò il duca mio e trasse me. Cioè noi ci allontanammo dalla settima bolgia e su per le scale che prima le sporgenze del ponte ci aveva fatto per scendere prima, vi ricordate che nella settima bolgia Dante e Virgilio erano scesi, non avevano visto tutto questo, diciamo, episodio dei ladri dal ponte, ma dal bordo proprio della bolgia. Questa volta riprendono la salita del ponte, rimontò il duca mio e mi trasse, quindi Dante dietro Virgilio, come al solito. E proseguendo la solinga via tra le schegge e tra i rocchi dello scoglio, lo piè, senza la mano non si spedia.
cioè continuando la via solitaria tra le schegge e i rocchi del ponte insomma irregolare, il piede non poteva fare la sua strada senza la mano, quindi era particolarmente disagevole la salita. Questi versi che leggeremo ora sono molto importanti, sono un'interruzione della narrazione fatta dal Dante scrittore, che ci interessano particolarmente perché uno dei problemi critici cui accennavo all'inizio della lettura riguarda il tipo particolare di peccato che si punisce in quest'ottava bolgia. Cioè, l'ottava bolgia è il solo posto dell'inferno, e anzi di tutta l'architettura dell'aldilà, di cui non sappiamo con certezza che tipo di peccatori ospita. E capirete che un dubbio del genere, diciamo, ha tolto un po' il sonno a tante generazioni di studiosi, ma per giunta, essendo la bolgia dove niente di meno che Ulisse si trova, Ulisse che, come magari qualcuno di voi sa, è riconosciuto unanimemente dalla critica come una sorta di alter ego di Dante stesso, il fatto di non sapere in che cosa è consistito il peccato di Ulisse è chiaramente un problema, insomma, importantissimo della commedia. Perché c'è questo problema? Perché vi ricordate quando nel sesto cerchio Dante e Virgilio si sono fermati protetti da un sarcofago affinché Dante abituasse il suo olfatto alla puzza del basso inferno, e Virgilio aveva approfittato di questa sosta straordinaria per spiegare a Dante qual era l'ordinamento dei peccati. In questa spiegazione, la cui trascrizione occupa il canto undicesimo dell'Inferno, quando Virgilio si era riferito ai 10 tipi di peccato, di frode, che si puniscono in Malebolge, nell'ottavo cerchio, un po' per mancanza di tempo forse, un po' per disprezzo di questi dannati, non aveva nominato in un modo esauriente questi peccati, ma aveva detto a un certo punto che lì c'erano ladri, ipocriti e simile lordura, cioè schifezze del genere. E tra queste schifezze del genere c'è appunto questa bolgia, che a differenza della bolgia nona, che la cui descrizione leggeremo tra due settimane, dove un personaggio stesso definisce la colpa, qua, in questo episodio, nessuno ci viene a dire, né Virgilio né un dannato, in che cosa, diciamo, che caso particolare di frode hanno commesso gli abitanti di questa zona dell'inferno. Certamente voi che leggete da edizioni moderne fatte da editori molto ansiosi di, diciamo, riempire tutte le caselle delle classificazioni, potete leggere probabilmente nella mappa dell'inferno che solitamente precede i libri che usiamo oggi, consiglieri di frode o consiglieri frodolenti. Beh, e io ogni volta, non mi stanco di dirlo, da anni vi chiedo di prendere il bianchetto e cancellare quella cavolata che non sta né in cielo né in terra, che deriva da un verso che leggeremo la settimana prossima, del canto 27, che però chiaramente riguarda solo il personaggio che pronuncia questa definizione, ma che non è affatto accettabile per Ulisse e Diomede, che sono i personaggi che Dante trova invece qua, esattamente nella stessa bolgia, dove c'è Guido di Montefeltro, il personaggio che attribuisce a se stesso il consiglio frodolente. Quindi questo problema del tipo di peccato che
che caratterizza i peccatori dell'ottava bolgia. Avremo modo di trattarlo con più calma la settimana prossima, perché sebbene in questo episodio ci siano alcune spie che ci permettono già di provare ad avanzare una qualche ipotesi, e nel canto 27esimo dove ci sono più elementi che ci permettono appunto di interpretare questo. Perché evidentemente il Dante scrittore, consapevole del fatto che il suo Ulisse aveva una presenza talmente esorbitante, il mero ruolo di exemplum della pena, decise chiaramente di dedicare un intero altro canto a questo stesso posto dell'inferno, nel quale appunto i riferimenti alla colpa e alla punizione sono molto più cospicui, va bene? Quindi tolleriamo, visto che sono 7 secoli che ci chiediamo questo, tolleriamo un'altra settimana per parlarne giovedì prossimo. Però tutta questa digressione io qui l'ho fatta proprio perché nei versi che adesso leggeremo, che vanno dal 19 al 24, c'è una chiave importante che ci permetterà appunto di indirizzarci verso una possibile spiegazione sul peccato, perché Dante come scrittore qua ci dice che cos'è che ha imparato dall'incontro con Ulisse e probabilmente anche con Guido, il protagonista del canto prossimo. Leggiamo allora verso 19. Allor mi dolsi e ora mi ridoglio quando drizzo la mente a ciò che io vidi, e più l'ingegno a freno chi non soglio perché non curra che virtù non guidi. Sicché se stella bono miglior cosa m'ha dato il ben, che io stessi non mi invidi. Allora Dante confessa di aver provato dolore, chiaramente quando visitò questa bolgia, e che nel momento in cui si mette a scrivere si riduole, quindi torna a provare questo dolore, quando indirizza la memoria a quello che vide lì. Questo è già abbastanza significativo, perché in qualche modo ci avverte sulla nobiltà almeno di parte dei personaggi di questa bolgia. Perché se da una parte abbiamo già visto che Dante piange, si commuove, si impietosisce nei confronti di diversi personaggi, da una parte è vero che da un bel po' non lo fa, perché in pratica i personaggi che popolano l'ottavo cerchio in genere non hanno meritato da parte del Dante Pellegrino una grande compassione. E addirittura qualche canto fa, non so se ricordate, quando Dante, vedendo il corpo deformato degli indovini, si era messo a piangere, Ulisse l'aveva duramente rimproverato, dicendogli che era addirittura uno scellerato per il fatto di compatire questi dannati. Va bene? E quindi è significativo che Dante nel basso inferno provi dolore nei confronti della giustizia divina e degli aggiustiziati, e più significativo ancora è il fatto che riprovi questo dolore mentre scrive la commedia, quando è già stato rinnovato dalla visione divina e quindi quando non può più sbagliare. Quindi ci prepara in qualche modo alla presenza di qualche personaggio nobile, che a differenza della stragrande maggioranza dei fraudolenti non ha agito per cupidigia, cioè il peccato che ha commesso, a differenza di quasi tutti i personaggi dell'ottavo e del nono cerchio, che insomma hanno fatto i peccati per cui sono condannati per voglia di accumulare soldi, i personaggi che vedremo in questa bolgia hanno avuto una motivazione almeno più nobile. Bene. E adesso la parte che ci interessa di più, perché riguarda appunto l'apprendimento di Dante, che accingendosi a narrare il suo incontro con Ulisse, che cosa fa? Verso 21:
è più l'ingegno a freno che non soglio, cioè metto un freno al mio ingegno, alla mia intelligenza, più di quanto non sia solito fare. Importantissima dichiarazione che intanto ci fa sapere che il Dante scrittore, una delle cose importanti che ha imparato dal viaggio è al fatto di mettere un limite alla propria intelligenza. E che di solito lo fa, ma che quando sta per narrare questa cosa fa in un modo particolare. La parola ingegno, vi ricordate che era già, diciamo, apparsa più volte in contesti molto significativi, uno dei quali particolarmente, insomma, attingente a questo, nel canto decimo dell'Inferno, quando Cavalcante dei Cavalcanti, il padre di Guido, vedendo Dante lì, si domanda perché suo figlio non l'ha accompagnato, aveva detto a Dante: se tu sei qua per altezza d'ingegno, cioè se sei venuto nell'aldilà per via della tua altissima intelligenza, dov'è mio figlio? Va bene? E Dante lì, molto precocemente quindi, aveva risposto con una correzione a quest'ipotesi di Cavalcanti. Gli aveva detto: da me non vegno, cioè non vengo da solo. Che stava dicendo? Non è la mia intelligenza quella che mi sta permettendo di fare questo viaggio. E poi aveva indicato Virgilio, no? Colui che attende là, no? Virgilio che avrebbe menato, portato Dante fino alla salvezza. Rappresentata da Beatrice. E quindi, a partire già da questo verso, noi siamo invitati come lettori a individuare in questo episodio questo argomento trasversale di tutta la commedia che riguarda i rischi dell'intelligenza. Intelligenza chiaramente di cui Dante è stato copiosamente dotato e di cui è consapevole, ma sulla quale si domanda con paura perché, perché Dio gli ha dato questo dono, che ci deve fare e come lo deve usare. Allora dice, tornando al verso 21, che lui frena l'ingegno più di quanto di solito faccia, affinché non corra senza la guida della virtù. E cioè, frena la sua intelligenza perché non debordi dal suo uso virtuoso. In modo che, al verso 23, sicché se stella bono miglior cosa m'ha dato il ben, cioè se l'influsso degli astri o addirittura qualcosa di più alta, la grazia divina direttamente, mi ha dato il bene dell'ingegno. Vedete, qui è molto importante questa dichiarazione di consapevolezza, cioè il mio ingegno è un dono datomi da Dio direttamente o attraverso le stelle, che quando leggeremo il Paradiso capiremo che svolgono appunto questa funzione mediatrice tra il bene di Dio e gli esseri umani della terra. Quindi non è un merito proprio l'intelligenza, va bene? Quindi se sono stato favorito da Dio con questo dono dell'intelligenza, che io stesso non me ne privi. Cioè che io non mi comporti in modo tale, facendo un uso abusivo, che mi privi alla fine di questo bene dell'intelletto, che è quello che hanno perso appunto tutti i dannati. Vi ricordate che quando Dante entra nell'inferno e si spaventa per l'ennesima volta, Virgilio gli dice: qui bisogna lasciare ogni sospetto, quindi abbandonare ogni timore. Noi siamo venuti al loco, io ti ho detto, no? Quindi siamo arrivati al posto dove ti ho avvisato della selva,
che sono quelli appunto che hanno perso il ben dell'intelletto, cioè che si sono persi la visione di Dio, che è ultimo oggetto della conoscenza. Quindi Dante sta dicendo: se io non freno il mio ingegno, rischio di non vedere mai la verità, che è l'oggetto ultimo appunto della ricerca intellettuale. E stavo quasi spontaneamente per chiedere: è chiaro come faccio nelle lezioni normali, ma come stiamo facendo in questa virtualità, farò una pausa affinché possiate inviare i vostri dubbi e commenti alla chat. Quindi vi prego un po' di pazienza, perché sono certa che questo canto desterà moltissime vostre, insomma, opinioni e perplessità. Allora, dopo questa brevissima digressione del Dante scrittore, al verso 25 Dante passa, come è il suo solito, a descrivere la bolgia, la nuova bolgia. E questa volta eccezionalmente, lo fa attraverso addirittura due similitudini nobili e piacevoli, una soprattutto piacevole. Quindi vi ricordate la settimana scorsa, quando abbiamo letto l'ultimo canto, io vi ho detto che questa personificazione di Gaville, questa apostrofe della città, annunciava in qualche modo un tono sublime, straordinario, in questi canti, insomma, che descrivono l'inferno così basso. Vedremo appunto che eccezionalmente, e questo è importante perché Dante non sceglie a casaccio il registro, ma segue un precetto aristotelico sull'adeguatezza tra lo stile o registro e la materia. E quindi, se lui va abbassando lo stile man mano che la materia diventa sempre più orrenda, e se qui lo innalza, vuol dire ancora, è segno che ciò che ha visto in quella bolgia merita un linguaggio appunto più aulico. E infatti, coerentemente con questo, mentre per le altre similitudini di cui lo scrittore si serve per rendere lo schifo e la bruttezza, l'orrido di Malebolge, in questo caso si serve di appunto luoghi, situazioni brutte del mondo, in questo caso lo fa eccezionalmente attraverso una similitudine stranamente piacevole. Allora ci dice appunto Dante, scusate, ho fatto un po' di macello con le pagine perché ho versato dell'acqua e sto cercando di evitare che mi si, insomma, cancellino tutte le parole. Vabbè, allora, al verso 25, quante il villan, cioè nella stessa misura, quante il villan, il contadino, che si riposa al poggio, cioè nel monte, nel tempo che colui il mondo schiara la faccia sua, noi tien meno ascosa, cioè nel tempo in cui il sole, quello che schiara, no? Fa chiaro il mondo, tiene meno nascosta la sua faccia, cioè nel periodo dell'estate, come la mosca cede alla zanzara, bellissimo modo di dire la sera, quando cominciano ad esserci le zanzare, che subentrano alle mosche, quante lucciole, verso 29, lucciole vede giù per la valle, cioè dall'altezza del poggio, forse colà dove i vendemmie nara, cioè nella valle dove il giorno ha probabilmente lavorato la terra, di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, cioè così come un contadino in una sera d'estate vede nella valle le lucciole, cioè fonti piccole di luce mobile, questo è importante, così tante Dante dal ponte vede l'ottava bolgia molto parzialmente illuminata da punti di luce. Va bene?
Questo chiaramente è anche questo eccezionale, no? Perché noi sappiamo bene che nell'inferno non c'è luce, abbiamo l'ultima luce che abbiamo visto è quella del nobile castello del Limbo, dove una lumera illumina parzialmente le tenebre. E questa nuova luce, insomma, che Dante vede, che adesso come ci spiegherà attraverso la seconda similitudine, proviene da innumerevoli fiamme, fuochi che si muovono, il fatto che lui parli prima della luce che dell'ardore della fiamma, che chiaramente è quello che riguarda la punizione di questi dannati, fa sì che noi associamo al limbo questo posto perché, come sapete, la luce tradizionalmente è legata alla verità o almeno alla ragione o all'intelligenza. Quindi sia nel limbo che qua, queste luci tragicamente avvolte dalle tenebre riguardano peccatori che probabilmente, unendo ovviamente questo simbolo della luce alla dichiarazione di Dante sull'ingegno, chiaramente sono stati caratterizzati da una particolare intelligenza. Bene? Allora, poi aggiunge Dante, così come io mi accorsi, no, immediatamente dove, quando fui, no, sul sommo del ponte, da dove appariva il fondo della bolgia, come al solito. E adesso il secondo paragone. E qual colui che si vengiò con gli orsi, vide il carro d'Elia ripartire quando i cavalli al cielo erti levorsi, che non potea sì con gli occhi seguire che il vedesse altro che la fiamma sola, sì come nuvoletta in su salire, tal si muove ciascuna per la gola del fosso. Allora, così come qui sta ricordando un episodio biblico raccontato nel secondo libro dei Re, in cui Eliseo, il profeta ebreo discepolo di Elia, vide come Elia si alzava, insomma, in aria, in un carro di fuoco con dei cavalli anch'essi ignei, trasportato dalla volontà divina, chiaramente, perché lui è un profeta, assunto in cielo, e Eliseo dal basso, quello che vede è solo la fiamma, nella quale è avvolto Elia, nello stesso modo lui non vede i peccatori, ma vede le fiamme che li avvolgono. Allora, come colui che Eliseo qui è, diciamo, nominato attraverso questa perifrasi, che si vengiò, che si vendicò con gli orsi, facendo riferimento a un altro episodio vicino a quello che stavo nominando prima, sempre nel secondo libro dei Re della Bibbia, in cui Eliseo era stato deriso da un gruppo di ragazzi per la sua calvizie e chiede a Dio che gli faccia giustizia, due orsi escono dal bosco e sbranano 42 di questi giovanotti. E quindi, come quello che si vendicò con gli orsi, cioè Eliseo, vide il carro di Elia che se ne andava verso l'alto quando i cavalli si sollevarono, in modo che Eliseo non poteva seguirli con la vista, in modo che vedeva solo la fiamma sola come una nuvoletta che saliva sull'alto, così tal verso 40 si muove al presente, anche oggi che stiamo leggendo in questa bolgia, ogni fiamma si muove nella gola del fosso in modo che nessuna mostri il furto, cioè nessuna permette che si veda il dannato che è dentro e ogni fiamma invola, cioè avvolge un peccatore. Allora, oltre, diciamo, all'origine biblica e allo stile aulico di questa similitudine, è da notare come questa presenza forte dell'innalzarsi, nel caso di Elia chiaramente per volere divino,
sta già anche indicando un topico molto importante dell'episodio di Ulisse, che è appunto l'altezza, che è tradizionalmente paragonato già dai tempi di Aristotele, ma che Dante in più occasioni anche riprende, come attribuzione appunto del fuoco, cioè il fuoco è il solo dei quattro elementi del mondo che tende per la propria natura a salire, andare verso l'alto, ed è perciò paragone, no? Analogia tipica dell'essere umano che tende per la propria natura a tornare verso Dio. Va bene? Dante ne parla sia nel Convivio che in diversi passi della Commedia. E perché dico che è importante? Perché a differenza di Ulisse, che adesso vedremo, è dannato in un fuoco che tende a salire, e il cui discorso sull'ultimo viaggio parla appunto di una volontà di salire, che come vedremo sembra piuttosto peccaminosa. In qualche modo, diciamo, si sta già annunciando attraverso questa analogia con un profeta che riesce ad andare in alto, ma per grazia divina, e Dante, che ci riuscirà anche, contrariamente a Ulisse, che è finito, praticamente nel fondo dell'universo, no? Che è la bolgia appunto dove lo vediamo. E quindi torneremo su questo quando leggeremo le parole di Ulisse. Allora, verso 43, io stava sopra il ponte a veder surto, sicché s'io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù senza esser urto. Qui Dante ci confessa praticamente una sua condizione non solo fisica, ma probabilmente anche psichica. Perché per l'unica volta in tutto il viaggio si sta esponendo deliberatamente al pericolo. Quindi dice: io ero così surdo, cioè così esposto dal ponte per vedere la bolgia, chiaramente, in modo tale che se io non mi fosse preso da una roccia, da un ronchione, sarei caduto giù nella bolgia, dove è Ulisse, senza che nessuno mi spingesse, senza essere urto. Allora, perciò è questo canto infinito, perché in ogni parola ci sono tanti livelli di lettura. Intanto Dante molto, insomma, materialmente ci sta dicendo qual era la sua posizione fisica, che durerà lungo tutto l'episodio dell'ottava bolgia, anche dopo che va via Ulisse, anche dopo lui sarà ancora esposto. Questo però ha chiaramente un importante valore simbolico, perché evidentemente lui si sente, anche prima di sapere che lì c'è Ulisse, questo è importante perché implica una attrazione che esercita la bolgia questa in lui, indipendente insomma, dal personaggio in sé, no? Perché noi potremmo dire: vabbè, noi se sappiamo che c'è Ulisse in un posto, certo anche noi vorremmo andare a parlarci e sentiremmo questa attrazione, no? Di questo personaggio così enorme della nostra civiltà, vero? Ma qui Dante dice che in questa bolgia si espone a vedere, cioè per curiosità poi, a vedere, in un modo tale che si deve tenere da una roccia, perché altrimenti sarebbe caduto. E quindi suggerisce anche, come se non bastassero tutti gli altri significati che leggiamo in questi versi, un atteggiamento che in qualche modo ci ricorda Ulisse. Perché credo che, insomma, non possiamo evitare di associare questo atteggiamento di Dante, che pur sapendo che c'è un pericolo, non, diciamo, si rassegna a non conoscere e prende i provvedimenti, insomma, per non morire,
Non possiamo non associarlo all'episodio delle sirene di Ulisse, vero? Che sapendo appunto il grave pericolo che sono per i naviganti, chiede di essere legato al palo della nave per comunque ascoltare le sirene. Visto che sto nominando Ulisse in mezzo alla spiegazione per la prima volta, mi perdonerete, ma dovrò fare di nuovo una digressione importante. Per evitare interpretazioni fuorvianti di questo canto. L'episodio delle sirene, l'episodio di Circe, l'episodio del ciclope sono tra le pochissime cose che Dante conosceva di Ulisse, perché nessuno nella sua Italia leggeva il greco e non c'erano traduzioni latine. Meno che mai, ovviamente, volgarizzamenti dei poemi omerici. Quindi tutto quello che Dante sa di Ulisse lo sa attraverso le sue fonti latine. Bene? Su cui ci soffermeremo un attimo poi quando verrà nominato Ulisse per la prima volta nel canto. Lì faremo un po', tireremo un po' le somme sulle notizie che Dante aveva di Ulisse, soprattutto sulle immagini che i suoi autori latini gliene avevano trasmesso, perché eccezionalmente, se quando leggiamo la commedia una delle tante cose che constatiamo è la nostra ignoranza su tantissimi elementi di cui era provvisto il lettore medievale, in questo caso alla rovescia. Noi di Ulisse sappiamo più di quanto non ne sapesse Dante. E quindi se nella lettura di altri episodi dobbiamo informarci per attribuire dei significati più o meno coerenti a quello che Dante ci dice, in questo caso dobbiamo fare un'operazione ben più difficile che quella di dimenticare Omero, perché se noi ricordiamo l'Odissea, rischiamo di fraintendere il testo di Dante. Allora, una ultima cosa che dico su questa terzina, e vi assicuro che sto tralasciando tante altre, perché altrimenti oggi staremmo qui fino alle 10 di sera. Ma questa affermazione che fa Dante al verso 45, cioè il fatto che lui sta rischiando di cadere nella bolgia e che non avrebbe avuto bisogno che un'altra persona lo spingesse, lo ricorderemo anche la settimana prossima, perché a differenza di Ulisse, ma nella stessa bolgia di Ulisse, troveremo un personaggio, un uomo politico italiano contemporaneo a Dante, avente una psiche molto diversa da quella di Ulisse, che cercherà di attribuire la propria colpa a un terzo. E in qualche modo sarà questo Guido da Montefeltro, sarà uno dei personaggi, insomma, di cui potremmo con una categoria della letteratura odierna caratterizzare come un narratore poco affidabile, come ne abbiamo già conosciuti altri, tra cui Francesca. Ma sembrerebbe appunto che questo verso 45 sia una sorta di avvertimento su come interpretare questa mancata responsabilità che si prende Guido sul proprio peccato. È come se Dante ci avvertisse: guardate che chi cade in peccato non ha bisogno di essere spinto da nessuno, eh? Lo si fa per la propria responsabilità. Allora, qui Virgilio farà una delle sue meravigliose genialità al verso 46. E il duca che mi vide tanto atteso disse: dentro dai fuochi sono gli spirti, catun si fascia di quel che è l'inceso. Cioè, Virgilio che mi vide così assorto, così straordinariamente attento, disse: dentro i fuochi ci sono gli spiriti, ognuno è fasciato da quello che lo brucia. Ricordate che sia nel canto 16 che nel 21
Si è detto esplicitamente che Virgilio sa tutto quello che passa per la testa di Dante? Bene, allora, questa informazione che di solito non è nei commenti, a me sembra fondamentale per interpretare questo che succede qui. Perché Dante al verso 49 risponde in un modo, a mio avviso, abbastanza impertinente. Lui risponde: Maestro mio, risposi io, per udirti sono io più certo, ma già mi era avviso che così fosse, già voleva dirti chi è in quel fuoco. Vabbè, poi leggiamo quest'altra parte. Allora Dante, in un modo non molto simpatico, invece di dire ah, grazie, dice: Maestro mio, per il fatto che tu me lo dica, io confermo una cosa, ma già mi ero reso conto che era così, cioè che i dannati sono dentro le fiamme, e già ti volevo domandare, adesso vedremo che cosa domanda Dante, no? Ma questo atteggiamento è, secondo una mia interpretazione personale, perché questo onestamente non l'ho trovato da nessuna parte, per cui prendetelo con cautela, ma visto che sappiamo già che Virgilio conosce i pensieri e i sentimenti di Dante con una precisione esauriente, secondo me è molto chiaro che qua Virgilio, che appunto come si dice, vedendo Dante tanto esposto, consapevole del pericolo che sta correndo Dante, sa che Dante sa già che dentro i fuochi ci sono gli spiriti. Ma con la sua solita, ineccepibile, attitudine di servizio nei confronti del discepolo, si umilia a farsi dire questo pur di riscattarlo dai rischi che sta correndo. E infatti Dante, il rischio che sta correndo, a mio avviso, lo manifesta in questa antipatica, saccente domanda che fa al verso 52. Lui in pratica, come vedremo, ha visto una fiamma cornuta, cioè che ha due punte, e vuole sapere chi è dentro. Ma non gli basta dire chi è in quella fiamma con due punti, maestre. Prima dice: lo sapevo già e già ti volevo dire. Va bene? È una cosa sulla quale insisto perché oggi nessuno si stupirebbe che uno studente dicesse questo, anzi, noi docenti chiediamo: se l'ho già detto, fermatemi per favore, no? Però in una cultura come quella medievale, dove la gerarchia era una cosa ancora molto rispettata, è abbastanza diseducato da parte di Dante questo commento. Ma poi guardate come formula la domanda, verso 52. Chi è in quel fuoco che vien sì diviso di sopra, che par surgere della pira dove Teocle col fratel fu miso? Cioè, chi è in quel fuoco che si divide sulla cima, che sembra sorgere dalla pira dove Teocle fu messo con Polinice? Cioè, qui Dante è veramente un po' insopportabile, no? È come questi studenti che prima di fare una domanda parlano 10 minuti di quello che sanno loro, perché in qualche modo bisognava scomodare un mito antico? Beh, intanto ci annuncia il mondo antico cui appartiene Ulisse, no? Ma chiaramente sta un po' sfoggiando la sua erudizione in un modo un po' superbo che, secondo la mia interpretazione, lo dico sempre affinché siate cauti, diciamo, nel seguirla, il Dante scrittore ha voluto caratterizzare il proprio personaggio proprio quando l'incontro con Ulisse è imminente, di una superbia dalla quale dopo l'incontro con Ulisse sarebbe guarito. Bene, io ho questa impressione. Spero che tutti ricordiate che Eteocle e Polinice erano due, insomma, dei figli di Edipo che si dovevano contendere il governo di Tebe, se non che uno non rispettò i patti, andarono in guerra, si uccisero a vicenda, ma secondo la leggenda
che Dante legge come al solito per tutto quello che è la materia di Tevere, la Tebaide di Stazio, quando i cadaveri vengono bruciati, il falò si apre, si divide, manifestando un odio persistente anche dopo la morte. Va bene? Allora, al verso 55, Virgilio risponde, rispose a me. Là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno con me all'ira. E dentro dalla loro fiamma si geme l'agguato del caval che fe la porta, onde uscì dai romani il gentil seme. Piangevi si entro l'arte perché morta, dei Damia ancor si dol d'Achille, e del Palladio pena vi si porta. Allora Virgilio risponde a Dante che dentro questa fiamma dalle due punte sono puniti Ulisse e Diomede e che sono puniti appunto insieme nella stessa fiamma perché la giustizia divina li castiga insieme come insieme sono andati alla collera divina. Bene? Allora, poi analizzeremo i versi che seguono, ma intanto, come vi avevo detto, visto che è stato nominato per la prima volta Ulisse, quindi il lettore spontaneo solo ora sa qualcosa che io vi ho rovinato pur di cercare di cogliere alcuni dei significati precedenti, bisogna dire un po' chi era Ulisse per Dante. Allora, Ulisse riceve. Da una parte una visione negativa, scusate, Dante riceve, soprattutto da Virgilio e da Ovidio, un'immagine negativa di Ulisse. Virgilio, appunto, nell'Eneide parla di Ulisse come di un perfido, come un impio, come inventore di delitti. Ovidio assiste alle menzogne di Ulisse, quindi da una parte in due degli autori più cari a Dante risulta un Ulisse bugiardo, il che è coerente con la ubicazione di Ulisse nell'ottavo cerchio dei Frodolenti, crudele, urditore, insomma, di delitti. D'altra parte però Orazio, Seneca, Cicerone danno invece di Ulisse un'interpretazione positiva, come Orazio in particolare ne parla come il simbolo dell'umanità più nobile, dove c'è virtù e sapienza, due termini che come vedremo appariranno nel canto. Cicerone interpreta per esempio l'episodio delle sirene, il canto delle sirene come la conoscenza. Facevano infatti questi filosofi latini di Ulisse una sorta di modello di saggezza stoica che appunto convive nell'immaginario su Ulisse. Riceve Dante con l'altra versione, quindi da questa convergenza di due filoni apparentemente inconciliabili e dalla, direbbe Borges, felice ignoranza del testo omerico nasce questo infinito, inafferrabile Ulisse dantesco. Allora, tra i versi 58 e 63, Virgilio annovera i tre peccati effettivamente commessi da Ulisse e Diomede che meritano la loro presenza in questa bolgia, anzi nella stessa fiamma. Allora dice: dentro dalla loro fiamma si geme, cioè stanno piangendo, l'agguato del cavallo, chiaramente il cavallo di legno, il cavallo di Troia. Il cavallo che aprì la porta, la breccia vorremmo dire, dalla quale uscì Enea, nobile capostipite dei Romani. Prima allusione all'eroe troiano,
ce ne sarà un'altra molto significativa perché in contrasto appunto con l'atteggiamento dell'Ulisse stesso, comprensibilmente in bocca del tenero Virgilio che ne ha raccontato le vicende e che legge, diciamo, la caduta di Troia, che appunto si è avverata attraverso l'inganno del cavallo, dal punto di vista del suo personaggio, del suo eroe, la cui vicenda, come abbiamo saputo fin dal primo canto dell'Inferno, Dante ritiene provvidenziale per la fondazione dell'impero e della Chiesa. Bene? Quindi, primo misfatto che Dante legge in Virgilio fu ordito, almeno parzialmente, da Ulisse, è l'agguato del cavallo di legno. Secondo, verso 61, piangevi sì entro l'arte perché morta Deida mia ancor si duol d'Achille. Questo è un episodio che Dante prende dall'Achilleide di Stazio, secondo cui Achille per sottrarsi, cioè la madre in realtà per sottrarlo alla guerra di Troia, l'aveva fatto travestire da donna e l'aveva nascosto nell'isola di Sciro, e se non che Ulisse e Diomede, facendosi passare per venditori ambulanti, erano entrati al palazzo, avevano riunito tutte le donne, tra cui travestito c'era Achille, il grande lottatore di cui c'era bisogno per vincere questa guerra, e avevano cominciato a far vedere delle collanine, bracciali, eccetera, ma in mezzo a questa cosa, e hanno fatto vedere delle armi, degli scudi, per cui ad Achille si accese la virilità, li inseguì in guerra, vi morì, come tutti sappiamo, ed Eida mia, la sua fidanzata, lo rimpiange ancora. Quindi, secondo inganno per cui Ulisse e Diomede sono lì, è quello del travestimento attraverso il quale si portarono Achille in guerra. E il terzo è il furto del Palladio, cioè di questa statua a Minerva, che secondo i troiani la città rendeva inespugnabile la città di Troia. Va bene? Questi sono i tre peccati che secondo Virgilio, e quindi senza dubbio, perché ciò che dice Virgilio è verità assoluta, hanno commesso questi due peccatori. Quando io prima accennavo al problema critico sull'identità del tipo di peccato che si diciamo che hanno commesso tutti quelli che sono in questa bolgia, mi riferivo non al singolo peccato commesso da queste singole anime, bensì alla definizione teologica che permette di, accogliere questi tre misfatti con quello che il Consiglio fraudolento che commise invece Guido da Montefeltro. Si capisce? Vabbè, se non si capisce lo scrivete durante la pausa e ne parliamo ancora. Va bene? Sì. Noi andiamo avanti. Tra un po' facciamo la pausa. Allora, Dante al verso 64, il Dante personaggio che ha appena sentito che là dentro c'è Ulisse, dimostra un esorbitante desiderio di parlarci e quindi al verso 64 vedete con quale, insomma, con quale smoderatezza retorica prega, ripriega, ripriega Virgilio di permettergli di aspettare Ulisse. Se i posson dentro da quelle faville parlar, dissi io, maestro, assai ten priego e ripriego, che il priego valga mille, che non mi facci dell'attender niego finché la fiamma cornuta qua vegna. Vedi che del disio ver lei mi piego. Versi enormi. Allora, intanto una prima cosa che vi prego di notare, ma anche di ricordare perché la riprenderemo la settimana prossima. Prima di pregare, Dante esprime la sua incertezza sul fatto che questi peccatori possano emettere parole da dentro la fiamma. Cioè, se loro dentro queste fiamme possono parlare, questo dubbio di Dante è molto interessante
perché, come vedremo tra qualche verso, ma soprattutto vedremo con molto più dettaglio quando leggeremo il canto 27, queste anime effettivamente fanno un'enorme fatica per parlare. E questo è, secondo me, e non solo secondo me, diciamo, secondo alcuni dantisti che a me sembrano attendibili, parte del contrappasso che in qualche modo suggerisce la punizione nella parola e quindi che ci può aiutare a capire la natura appunto del peccato, che è uno dei grandi problemi di questi canti. Allora, se possono parlare, maestro, dice Dante, molto ti prego e ripriego, e che la mia preghiera valga mille. Bene, quello che prega è, siccome le fiamme si muovono, loro sono sul ponte, di aspettare finché la fiamma dove sono Ulisse e Diomede si avvicini in modo che da poter parlarci, no? Ma questa ripetizione, come vi dicevo, iperbolica, del tutto fuori dalla medietas retorica, insomma, desiderabile a una persona educata come Dante. Anche qui insisto, perché noi siamo abituati a dire le cose 20 volte, no? A pregare dicendo per favore, per favore, per favore. No, però diciamo nella estetica del parlato medievale, questo è del tutto fuori luogo, e infatti non è solo indicativo dell'esorbitante attrazione che esercita Ulisse in Dante, ma ha anche una corrispondenza puntuale addirittura con l'ultimo canto del Paradiso, cioè il solo altro momento della commedia dove Dante, non Dante, anzi, in quel momento l'ultima guida di Dante, che è San Bernardo, ripete tre volte il verbo pregare in versi successivi, e appunto per pregare la Madonna che a Dante si riveli Dio direttamente. Quindi, come al solito, con questo controllo inverosimile del lessico che ha Dante, l'identità puntuale di questa presenza del verbo pregare con questa ripetizione in questo momento e nel momento più importante del viaggio, cioè nel momento di imminente rivelazione di Dio, suggerisce che se Virgilio non avesse permesso a Dante di parlare con Ulisse, forse Dante non si sarebbe salvato, perché ha già confessato di essere esposto a questa bolgia prima ancora di sapere che in quella bolgia c'è Ulisse, e ora, come dichiarerà, è piegato dal desiderio verso questa fiamma. Il verso 69, che io ho appena parafrasato velocemente, vedi che del disio ver lei mi piego, è un verso straordinario che apre in due il destino del personaggio. Intanto è un verso ridondante. Dante sa che Virgilio lo sta vedendo e gli dice: vedi che del disio ver lei mi piego, quindi avrebbe potuto non dirlo. Qui si specifica che il suo esporsi pericolosamente verso la bolgia è causato dal disio, dal desiderio verso Ulisse. Ma in più, questi termini, disio e piego, il verso piegarsi, ricompariranno niente di meno che nel canto 18° del Purgatorio, dove Virgilio spiegherà a Dante che cos'è l'amore. In quella spiegazione che leggeremo, Dio volendo, l'anno prossimo, che è una spiegazione molto complessa e meravigliosa sulle diverse fasi dell'innamoramento, Virgilio distingue tra volgersi, cioè
essere attirato spontaneamente, istintivamente verso qualcosa che piace, gesto istintivo che quindi è privo di ogni responsabilità perché inevitabile, è comune negli esseri umani all'attrazione istintiva che hanno gli animali verso qualcosa o qualcuno cui piace, che gli piace. Distingue questo verbo volgersi dal verbo appunto piegarsi. Quello che dice è che quando l'oggetto verso il quale l'animo si è volto decide consapevolmente di piegarsi, cioè di rendere questo oggetto esclusivo di desio, di desiderio, quel piegarsi è amore, questo dice Virgilio. Per cui il lettore che arriva al canto 18 del Purgatorio, memore del canto di Ulisse, come Dante merita che siamo, non può evitare di capire che questo verso 69 di questo canto 26 conteneva la confessione inconsapevole di Dante, perché Dante sta sentendo la spiegazione da parte di Virgilio solo dopo, quando la leggiamo noi, la confessione inconsapevole che è innamorato di quello che Ulisse simboleggia. E questo non può che essere peccaminoso. Intanto è un amore che va verso il basso, anziché verso l'alto, come dovrebbe per tendenza, come il fuoco, andare l'essere umano, va bene? Ma poi è un posto molto preciso dell'inferno. Cioè noi capiamo, perciò è così importante questo canto, che se Dante non si fosse pentito, non gli fosse stata data per grazia la venuta di Virgilio in suo soccorso, questa è la sua bolgia. Lì sarebbe finito Dante, se non gli fosse stato dato l'aiuto provvidenziale nella selva oscura. Va bene? Allora, al verso 70, Virgilio ha sentito da parte del discepolo questo esorbitante desiderio di parlare con Ulisse e risponde in un modo anche questo del tutto insolito. Ed egli a me: la tua preghiera è degna di molta loda e io però l'accetto, ma fa che la tua lingua si sostegna, cioè la tua preghiera è lodevole e perciò io l'accetto. Noi tutti diciamo meno male, no? Altrimenti ci saremmo perse le migliori pagine della letteratura universale. Ma, dice Virgilio, fa sì che la tua lingua si sostegna, cioè non parlare tu con Ulisse, va bene? Povero Dante, la volta che più voglia ha di parlare con qualcuno non lo può fare. È il modo attraverso il quale Virgilio lo dice è anch'esso significativo, e torneremo la settimana prossima, perché nomina non a caso la lingua, l'organo fonatorio per antonomasia, che però ha anche il significato, come voi sapete, del sistema, no? Linguistico che noi usiamo per comunicare, e che sembra particolarmente coinvolto in questo episodio lungo di Ulisse e di Guido, che leggeremo la settimana prossima. E al verso 73 aggiunge Virgilio: vi chiedo un attimo di pazienza, leggiamo questa terzina, l'analizziamo e poi facciamo la pausa prima che cominci a parlare Ulisse. Lascia parlare a me, dice Virgilio a Dante, che io ho concetto ciò che tu vuoi, ho già intuito, lo so che cosa vuoi sapere, che i sarebbero schivi perché fuor greci forse del tuo detto, già che loro eviterebbero, essendo greci, la tua parlata. Ecco, ci sono infiniti o innumerevoli piuttosto interpretazioni su questo fatto, che adesso non ho tempo, insomma, di descrivervi, ma come al solito siete invitati a leggervi per bene i commenti. Quello che, insomma, più o meno tutti riconoscono è che all'epoca
i greci avevano fama di alterigia, di essere superbi, che Virgilio in qualche modo, essendo la sua cultura latina superiore a quella volgare di Dante, sta dicendo più volentieri parleranno con me, che sono un grande poeta, che con te, che non sei ancora nessuno. Va bene? Ma indipendentemente, diciamo, dalle motivazioni di Virgilio, una delle quali a me non sembra minore, la volontà di proteggere Dante da un contatto che può essere nocivo per lui, perché lui ha avvertito questa attrazione enorme che esercita Ulisse su Dante, quindi forse vuole mettersi in mezzo affinché Dante non si metta a parlare con Ulisse e non la smetta più. Al di là di questo, ciò che emerge da questa decisione, non di Virgilio, bensì del Dante scrittore, come effetto indiscutibile sul libro, è una sorta di riproduzione microcosmica nell'inferno dantesco di ciò che culturalmente avveniva tra l'Ulisse omerico e il Dante fiorentino, cioè nello stesso modo in cui Dante non poteva leggere Omero direttamente, quindi aveva una conoscenza di Ulisse mediata dalla cultura classica. Analogamente, nell'inferno lui non parla direttamente con Ulisse, ma mediato da Virgilio, il grande poeta latino. Va bene? Allora, io vi proporrei di fare, come al solito, 5 minuti di pausa, così poi non interrompiamo lo stupendo dialogo tra Virgilio e Ulisse. 5 minuti durante i quali vi chiedo di inviarmi le vostre domande. Grazie. Bene, Dante non aveva letto l'Illia dell'Odissea? Non aveva letto l'Illia dell'Odissea, non solo Dante, ma nessuno in Italia nella sua epoca. Saranno qualche decennio dopo Boccaccio e Petrarca a capirne l'importanza, a chiedere non solo di imparare il greco, ma anche delle traduzioni in latino. Ma no, non aveva letto Omero. Qualcuno domanda che commento potreste leggere per completare? Grazie dei commenti, questa spiegazione. Beh, la bibliografia su Ulisse è, ragazzi, sterminata, come lo è in genere la bibliografia su Dante, ma in questo caso in particolare fu oggetto di devozione critica fin dal 600. Quindi vi direi che innanzitutto la voce Ulisse dell'Enciclopedia Dantesca che trovate sulla Treccani. Poi c'è un libro di Pagliaro molto importante su Ulisse. Non saprei da dove cominciare perché è davvero enorme quello che c'è. Credo che vi converrebbe soprattutto leggervi tutti i commenti che trovate sulla pagina della Dartmouth, alcuni dei quali hanno appunto una bibliografia estesa. Se poi mi viene qualcos'altro ve lo dico. Non ho capito, sto leggendo la terza domanda. Qual è il terzo peccato di Ulisse? Il furto del Palladio, il furto di questa statua di Pallade Atenea che diciamo rendeva, secondo l'idea dei troiani, indistruttibile la città. Cristina domanda, il peccato di Ulisse può essere il linguaggio usato come mera retorica d'inganno? Non lo so. Cioè, vi ho detto che il problema su che cos'è il peccato di Ulisse è un problema che abbiamo fin dall'inizio della tradizione di lettura, per cui perdiamo ogni speranza di risolverlo noi. Ma comunque per parlarne con un po' di calma, o almeno per dirvi alcune delle ipotesi che sono state avanzate in proposito, vi chiedo di aspettare alla settimana prossima,
Intanto non abbiamo ancora letto che cosa dice Ulisse e soprattutto, come vi dicevo, era il canto 27esimo che si può cogliere un po' più di informazione su questa cosa. Qualcuno domanda, questo dubbio di Dante sul fatto che le anime nel fuoco possano parlare può essere collegato al canto 13, anche lì non potevano parlare liberamente solo rompendo rami. Beh, è vero che diciamo, le anime dei suicidi che sono dentro i corpi arborei avevano questa possibilità di parlare solo quando le arpie, o nel caso di Pier della Vigna, quando Dante stesso lo ferisce. Sì, può darsi che a Dante come personaggio venga quel dubbio perché è un'altra situazione nella quale non vede il dannato con un aspetto antropomorfico. È possibile. Ciò non toglie che il Dante scrittore abbia voluto sottolineare questo, come sottolineerà anche nel prossimo episodio, l'enorme difficoltà che hanno questi dannati di emettere parola umana attraverso la fiamma. Ora lo vedremo con Ulisse e lo vedremo anche la prossima, insomma, nel prossimo canto. Bene, non c'è altro sulla chat, quindi se siete d'accordo andiamo avanti. Ho paura che oggi finiremo dopo le 4. Io mi sono già informata prevedendo questa cosa. Con l'istituto mi hanno detto che non c'è problema, spero che tutti voi possiate, vogliate restare se andiamo oltre il tempo stabilito, ma mi sembra veramente criminale leggere questo con fretta. Allora, riprendiamo per favore dal verso 76. Virgilio ha appena detto a Dante che parlerà lui con Ulisse, il povero Dante non può che restare zitto, e quindi, poiché la fiamma fu venuta qui di dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare a udivi. Cioè, una volta che la fiamma arrivò alla situazione in cui Virgilio considerò opportuno, in questo modo, dice Dante, io udì che lui parlava. E qui, al verso 79, inizia una altissima captatio benevolentia, cioè una richiesta da parte di Virgilio a Ulisse e Diomede di fermarsi a parlare con loro e addirittura a rispondere a una domanda puntuale che ora vedremo, che Virgilio pronuncia con una altezza di registro del tutto insolita. Cioè, abbiamo avuto modo di conoscere abbastanza il nostro Virgilio per sapere che di solito un tono molto sobrio e che è molto sintetico. Questa è la sola volta in tutto il libro in cui lui sfoggia la sua autorevolezza di scrittore dell'Eneide. E questo è indicativo dell'altezza dei personaggi e della stima di cui godono presso non solo Dante, che sta per buttarsi giù, ma anche dal maestro perfetto che è Virgilio. Quindi al verso 79, o voi che siete due dentro ad un fuoco, se io meritai di voi mentre ch'io vissi, se io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi. Cioè, vedete il parallelismo, no? Se io meritai, quando scrissi l'Eneide, una qualche stima da parte vostra, dove è quasi sottinteso, voi stessi siete personaggi, va bene? Non vi muovete, cioè se io ho meritato qualche rispetto o stima da parte vostra, non muovetevi, ma uno di voi dica. E la domanda di Virgilio è molto, molto significativa. Che cosa domanda? Dove per lui, lui è un di voi, cioè colui che risponderà, dove a causa propria, perduto, se ne andò a morire. Cioè Virgilio sta domandando a Ulisse dove è morto.
ma lo sta domandando attraverso, diciamo, quasi un'accusa di suicidio, perché non gli sta dicendo dimmi dove sei morto, gli sta dicendo dimmi dove per te stesso, perduto, te ne sei andato a morire. Va bene? Perduto, che è un tecnicismo del linguaggio della navigazione, cioè perduto è un corpo nell'acqua di cui insomma non si trova appunto traccia, ma chiaramente pronunciato questo termine dal fondo dell'inferno non può non avere la connotazione di perduto per Dio, cioè dannato. La domanda che fa Virgilio non è una domanda casuale, è una domanda molto pregnante per la cultura antica e medievale, perché già, diciamo, nella tarda antichità ci si chiedeva come e dove fosse morto Ulisse, visto che, come voi sapete, nell'Odissea non si racconta la morte di Ulisse, e che Tiresia pronuncia una profezia secondo cui a Ulisse sarebbe arrivata la morte ex halos, Thanatos ex halos, che ha una ambiguità notevole, perché questo può voler dire a causa del mare o lontano dal mare. Come ogni profezia, l'ambiguità chiaramente permette diverse interpretazioni. E diciamo la apparente inconciliabilità tra l'Ulisse, conoscitore del mondo, avventuroso, navigante, e la pace quotidiana, domestica, aveva già fatto, molto prima di Dante, avanzare ipotesi, per esempio da Plinio e da Solino, secondo cui Ulisse, dopo essere tornato a Itaca, aveva ripreso a viaggiare, aveva addirittura fondato Lisbona e poi era morto in viaggio in mare. E questa ipotesi era addirittura stata presa e considerata da Seneca. Quindi la domanda che pone Virgilio Ulisse è una domanda che non interessa solo a Dante individualmente, anche se per lui l'insegnamento che ne deriverà, insomma, è come dicevamo, vitale, ma interessava tutti i lettori. Cioè, qui Virgilio in qualche modo sta facendo una cosa analoga a quella che fa Dante domandando a Paolo come hanno scoperto di essere innamorati. A Pier della Vigna, vabbè, non lo domanda lui, ma lui lo racconta, insomma, a integrare con l'informazione del proprio libro le conoscenze che c'erano nel mondo, va bene? Rispondendo a domande che i lettori effettivamente si facevano. E allora il verso 84 inizia a parlare Ulisse, anzi, inizia a provare a parlare, perché ci mette quasi due terzine per cominciare a parlare. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Quindi il maggior corno, chiaramente, è quello dove è Ulisse, della fiamma antica, perché a differenza di altre fiamme, insomma, sta lì da più di 1.000 anni. Più di 2.000 anni, cominciò a crollarsi, ad agitarsi, mormorando, quindi facendo il tipico rumore del fuoco, come quella che è mossa dal vento. La settimana prossima capiremo meglio che qua l'Ulisse antropomorfico che è dentro la fiamma ha già cominciato a parlare. Ma la fiamma ci mette un bel po' a far uscire la parola umana e prima emette suoni tipici del fuoco. Verso 88, indi la cima qua e lamentando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse quando. Va bene, allora,
Quindi, menando, cioè muovendo la cima della fiamma qua e là, come se fosse la lingua che parlasse, seconda menzione della parola lingua. Prima era in bocca di Virgilio, no? Fa che la tua lingua si sostegna. Ma vedete la plasticità di questa immagine, è come se la stessa vibrazione della lingua, del corpo apparente di Ulisse dentro la fiamma, imprimesse la vibrazione alla fiamma, gittò voce di fuori, quindi riuscì a lanciare la voce fuori e disse: quando mi diparti da Circe, beh, questo fortissimo enjambement con cui ha inizio il discorso di Ulisse è particolarmente significativo perché appunto sapete che Dante quando fa queste insomma distorsioni in qualche modo della misura, della coincidenza tra la struttura sintattica e la misura del verso è sempre per accentuare qualcosa di semantico. In questo caso chiaramente si suggerisce che Ulisse avrebbe voluto cominciare il suo discorso all'inizio del verso, ma ci riesce solo quando il verso sta finendo. E qui inizia appunto questo discorso celeberrimo, forse il più famoso di tutta la Divina Commedia, con il quale addirittura si chiude il canto, quindi da ora in poi parlerà solo Ulisse, e che è un discorso molto lungo. Se lo confrontiamo con la domanda che ha fatto Virgilio, perché Virgilio gli ha chiesto dove sei andato a morire e Ulisse, come adesso vedremo, comincia il suo racconto da molti, molti anni prima della morte. Più specificamente, inizia da dove Ovidio ha lasciato il suo racconto, cioè l'ultima avventura di Ulisse che conosce Dante, quella di Ulisse con la maga Circe, che è quello che racconta Ovidio nel libro XIV delle Metamorfosi. Più di Ulisse, di come è andato il viaggio dopo, Dante non sa nulla. Quindi lui integra questa conoscenza che aveva il suo mondo con il racconto che Ulisse dall'inframondo fa a Virgilio. Allora, quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno l'apresso a Gaeta, prima che sia Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, nella pietà del vecchio padre, nel debito amore lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore chi ebbia di venir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Allora, quando mi allontanai dalla maga Circe, che aveva sottratto me più di un anno vicino a Gaeta, l'isola, no? Del Mediterraneo, prima però che Enea la nominasse così, questa menzione Enea è molto importante. Intanto si vede un po' l'alterigia greca, no? Di dire quando il tuo personaggio, dice lui a Virgilio, è passato di là, io c'ero già stato, no? Ma a parte questo, Enea qua viene nominato a proposito di un gesto di amore quasi filiale, perché lui nomina Gaeta, questa isola, in onore alla sua balia, Caieta, che appunto è sotterrata lì. E perché questo è importante? Perché vedete il contrasto appunto con l'atteggiamento che Ulisse ha nei confronti degli amori familiari. Perché quello che racconta è appunto che lui, anziché tornare a Itaca, come secondo Dante avrebbe dovuto, si mette a viaggiare. Questo, diciamo, ora io purtroppo vi devo chiedere scusa perché vi darò la mia interpretazione dell'episodio, perché io vi dicevo all'inizio ci sono molti problemi critici legati a questo episodio, uno dei quali ne abbiamo appena parlato, ma un altro è in che cosa consiste il rapporto tra il discorso che qui fa Ulisse,
che è la narrazione del suo ultimo viaggio fino alla morte, e la sua posizione in questa bolgia. Cioè, secondo alcuni, Ulisse qua parla di una cosa che non c'entra niente con il suo peccato, come fanno tanti altri personaggi dell'inferno, come Brunetto Latini, per esempio. Bene? Come Farinata. Secondo altri, in questo episodio della vita di Ulisse che lui stesso narra a Virgilio, c'è un peccato di frode che è legato alla posizione di Ulisse in in questa bolgia. Secondo alcuni, addirittura, Dante avrebbe messo, tra virgolette, Ulisse in questa bolgia solo per i peccati che ha annoverato Virgilio, che sono peccati effettivamente di frode, ma il discorso di Ulisse qua non ha niente di peccaminoso, ma merita invece ammirazione da parte di Dante. Dante si aspetta da parte nostra ammirazione verso il gesto di Ulisse, quindi è un problemaccio questo, è davvero un problemaccio. Io non posso fare a meno di notare durante la lettura gli indizi che secondo me ci sono del fatto che anche in questo viaggio che intraprende Ulisse dopo essersi liberato da Circe, c'è già un qualcosa che Dante vuole che vediamo come peccaminoso. Intanto, dobbiamo considerare una cosa molto importante, ed è il fatto che qui Ulisse racconterà un viaggio. Tutta la Divina Commedia racconta un viaggio e, come abbiamo detto nel nostro primo incontro, i lettori medievali ritenevano la vita un viaggio di ritorno, come è stato in Omero il viaggio di Ulisse, come era, secondo la visione di Dante, anche il viaggio di Enea, perché secondo una leggenda Troia era stata fondata da Dardano, italiano, e quindi il viaggio di Enea sarebbe stato un viaggio di ritorno, e come dovrebbe essere, perché il genere umano a questo è chiamato, secondo Dante, il viaggio di questa nostra vita, dall'esilio, dalla patria celeste, come ritorno a casa, come dice Dante a Brunetto Latini, no? Quando gli dice che Virgilio lo sta portando a casa. Per questo calle, no? A casa. Perciò io ho messo questo inciso come avrebbe dovuto, cioè per Dante, secondo la mia visione di questo episodio, il fatto che Ulisse non torni in patria ha già almeno un seme di pericolo, contrario alla virtù. E allora, come lo racconta Ulisse, che è un grande oratore, chiaramente, dice né dolcezza di figlio, cioè né la dolcezza di Telemaco, che chiaramente lo stava aspettando e cercando, né il debito amore, cioè l'amore che dovevo a Penelope per farla lieta, per renderla felice, quindi né l'amore verso il figlio né verso la moglie, nella pietà del vecchio padre, nella sofferenza di Laerte, che poveraccio, sapete tutti come stava soffrendo, poterono vincere. Adesso andiamo a quello. Io non a caso ho detto tornare in patria, perché anche questo lo lascio così come possibile ipotesi, anche questa mia, ma io ho l'impressione che Ulisse, che è un parlatore eccezionale, qui abbia la furbizia di opporre la sua scelta di conoscere il mondo solo alla pace e agli affetti familiari, che chiaramente in epoca antica non godono di un grande prestigio, tacendo astutamente della sua responsabilità politica, perché in nessun momento Ulisse
parla del fatto che Itaca è acefala, che lui è un re, non è solo un padre, un marito e un figlio, va bene? E in un libro così politico come la Commedia, dove, come vedremo nel Purgatorio, Dante addirittura farà un'invettiva durissima contro i governanti che non assumono le proprie responsabilità, secondo me questa assenza dei valori della patria nel discorso di un re, c'è anche una spia per l'interpretazione del peccato di Ulisse. E intanto una considerazione, insomma, puntuale che dobbiamo, credo, dobbiamo dare un valore. Quando Ulisse decide di andarsene a conoscere il mondo anziché tornare a casa, il padre è vecchio, ma è ancora vivo, il che vuol dire che lui è giovane. Secondo alcuni ha 35 anni come Dante, è nel mezzo del cammin della sua vita, e questo sarebbe uno dei tanti parallelismi che, come vedremo, ci sono tra il viaggio di Ulisse e quello di Dante nell'aldilà. Allora, intanto ha detto che nessuno di questi affetti, verso 97, vincer putero, cioè poterono vincere, ma con l'ordine alterato, come nota acutamente Primo Levi nel Lager, infringendo anche l'ordine naturale, poterono vincere dentro di me l'ardore che io ebbi di divenire esperto del mondo e dei vizi e del valore degli umani. Allora, vuole conoscere, Ulisse vuole conoscere, e qui Dante chiaramente si sta rifacendo a questa seconda interpretazione latina, filosofica, di Ulisse come conoscitore. Vuole conoscere però per diventare esperto. Questo è interessante, no? Perché la conoscenza cui Ulisse va alla ricerca chiaramente è qualcosa che modificherà lui, no? Che non sarà, come Dante dice tante volte nel Convivio, un sapere da condividere. E anche questo credo che sia rilevante. Lui vuole essere esperto del mondo, e non solo del mondo, dei vizi e dei valori umani, che non è altro che quello che Dante sta conoscendo nel suo viaggio nell'aldilà, i vizi nell'inferno, i valori nel purgatorio e nel paradiso. E quindi al verso 100 ci racconta Ulisse: ma misi me per l'alto mare aperto, quindi anziché tornarmene in patria, misi me, il verbo è lo stesso che usa Dante per riferirsi al suo proprio ingresso nell'aldilà, mi mise dentro alle segrete cose, Virgilio, in alto mare aperto, quindi nel Mediterraneo, no? È grande, sol con un legno, con una sola imbarcazione. Ulisse aveva una bella flotta, quindi chiaramente la maggior parte dei marinai gli hanno detto: ciao caro, io me ne torno a casa, tu sei matto. Ma un gruppetto di uomini in una nave lo accompagnarono, come infatti lui dice, con quella compagnia piccola, dalla quale non fui diserto, dalla quale non fui abbandonato. Quindi al verso 103, l'un lito e l'altro vidi fin la Spagna, fin nel Morocco, l'isola dei Sardi, e l'altra che quel mare intorno bagna, cioè ho visitato tutto il bacino occidentale del Mediterraneo, no? Una costa e l'altra della Spagna, dell'Africa, il Marocco, la Sardegna e le altre isole, insomma, che bagna il Mediterraneo. Verso 106, io e compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uomo più oltre non si metta.
Vedete che tra il verso 105 e il verso 106 c'è un'ellissi enorme. Lui aveva il padre vecchio quando era partito, adesso è vecchio lui. Io e i compagni eravamo già vecchi e ci muovevamo lentamente quando arrivammo allo stretto di Gibilterra, cioè a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi limiti, affinché nessuno andasse oltre. Allora, intanto quello dell'ellissi è importante perché, come avremo modo di dire la settimana prossima, Dante nel Convivio, parlando della vita attraverso la metafora del viaggio in nave, si riferisce appunto alle diverse età dell'uomo, cui si addicono diversi atteggiamenti. Perché dico questo? Perché nella nostra visione che un anziano continua a fare le stesse cose che faceva da giovane può essere una cosa simpatica e meritevole, che ci desta ammirazione. Invece, per la visione di Dante, che essendo vecchi si persista nei piaceri mondani anziché cominciare ad abbassare le vele per entrare con serenità in porto, come dice Dante nel Convivio, passaggio che non a caso citerà Guido da Montefeltro nel prossimo canto, non ha niente di virtuoso. Non ha niente di virtuoso. E la persistenza negli anni in cui bisognerebbe abbracciare la vita contemplativa nei piaceri mondani che sono vizi perdonabili durante la giovinezza. Va bene? Allora lui e i marinai erano già vecchi quando arrivarono a queste colonnine, no? A queste colonne che segnalavano la fine del mondo abitato. E allora, se per i greci queste colonne erano state messe dagli dei per proteggere le loro navi e le loro vite, perché al di là di questo iniziava Thanatos, iniziava veramente il pericolo della morte, la cultura cristiana, che come abbiamo detto tante volte, interpreta tutto il mondo antico alla luce del cristianesimo, quindi di questa visione provvidenziale, aveva già, prima di Dante, stabilito un parallelismo nel quale le colonne di Ercole erano una sorte di preparazione profetica o figura del divieto dell'Eden di mangiare dall'albero della scienza. Cioè la deità anche pagana metteva un limite alla conoscenza umana come Dio nel paradiso terrestre aveva messo un limite a Eva e Adamo. Adamo, non a caso, è protagonista di un altro canto ventiseiesimo, quello del paradiso. Allora, Ulisse e i suoi marinai sono davanti alle colonne di Ercole, momento critico. Hanno davanti questo limite che il lettore medievale percepisce come un divieto la cui trasgressione è peccaminosa. È analoga al peccato originale. Ultima cosa che dice Ulisse prima di citare se stesso quando era vivo, al verso 110: dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già mi aveva lasciata Setta. Cioè avevo lasciato già la costa andalusa della Siviglia e dall'altra parte Ceuta sull'Africa. Ultimi due, ultime due informazioni geografiche che può dare, perché appunto andando oltre le colonne di Ercole attraverserà acque che non hanno nomi. E adesso al verso 112, come anche farà Guido nel prossimo canto, lui apre virgolette piccole dentro quelle che ha già aperto Dante per riportare le sue parole, lui cita quello che disse in quel momento ai suoi marinai. E qui sentiamo la bravura retorica di Ulisse e i pericoli di questa bravura.
O frati, disse, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Allora, intanto questo Ulisse così bravo usa un vocativo del tutto demagogico, no? Perché fratelli, in bocca di un re che parla con questi che stanno remando, onestamente, non è del tutto preciso come vocativo. Certo, dal mio punto di vista. Perché io mi trovo tra coloro che vede in questa impresa ultima di Ulisse un atto peccaminoso. Ma secondo coloro che, come per esempio l'autore della voce Ulisse dell'Enciclopedia Dantesca, che vi invito a leggere, questo sarebbe invece un atto di coraggio virtuoso che Dante ammira e vuole che noi ammiriamo. Certo, secondo qualcuno che legge così, frati è un vocativo del tutto onesto che mette sullo stesso piano tutti gli umani di fronte all'ignoto, perché in pratica loro stanno per andare alla morte. Allora, o fratelli, che attraverso innumerevoli pericoli, 100 miglia, no? Un numero iperbolico, chiaramente. Siete arrivati all'estremo occidentale del mondo, all'Occidente, parola che in italiano antico risente molto della sua origine etimologica di participio presente di occidere, di cui noi abbiamo, no? In spagnolo il participio passato occiso. Quindi l'Occidente è dove si muore, anzi, dove muore il sole. Ma chiaramente in questo contesto annuncia l'imminente morte di tutti loro. E per convincerli ad accompagnarlo in questa impresa folle, si riferisce molto astutamente alla morte attraverso una metafora molto allettante, no? A questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che è del rimanente. Non vogliate negare l'esperienza di retro al sole del mondo senza gente. Cioè, quello che lui sta dicendo in parole povere, ma se l'avesse detto così nessuno l'avrebbe accompagnato, è: noi siamo vecchi, ci manca poco per morire, conosciamo, andiamo a vedere, insomma, sta morte. Ma certo, detto così, chi l'avrebbe accompagnato? Lui quello che dice per riferirsi alla vita. Parla della vigilia dei nostri sensi, il che chiaramente detto da uno che sta ardendo eternamente nell'inferno, soffrendo con i sensi di cui è provvista anche l'anima, acquisisce veramente un senso drammatico, vero? Allora, a questa piccola vita che ci rimane, detto anche attraverso l'impersonale, per cui coinvolge poco, insomma, la paura, non vogliate negare l'esperienza, di nuovo questa parola della stessa radice del mondo esperto, che è chiaramente quello che lui vuole fare, esperienza del mondo, di retro al sol del mondo. Provvisto di popolazione. Allora, intanto voler andare retro il sole, noi abbiamo detto fino alla nausea che il sole è simbolo privilegiato di Dio in tutta la commedia, Dante lo dice espressamente nel Convivio, per cui chiaramente qui si legge la trasgressione di andare di retro il sole. E poi andare al mondo senza gente, insomma, è qualcosa che se uno legge il Convivio si rende conto che è qualcosa di incompatibile con la saggezza, con la vita umana, perché Dante, come Aristotele, considera che l'uomo è un animale politico, sociale,
ma poi in bocca di un re, onestamente, qui c'è qualcosa di molto pesante, che un re che ha il compito di guidare voglia andarsene in un posto dove non c'è popolazione, poi dal punto di vista solo cognitivo, per capire la portata di questa decisione, bisognerebbe leggere il Convivio, dove Dante, appunto, considerando ogni sapere umano come procedente da Dio, è quindi doveroso da essere diffuso tra gli altri, andarsene a conoscere qualcosa che non potrà essere trasmesso agli altri, sembra anche di caratterizzare una volontà di sapere del tutto immanente, del tutto lontana dalla volontà edificante che ha Dante nei confronti del sapere. E poi la ciliegina su questo discorso perfetto, la famosissima terzina di esortazione, considerate la vostra semenza, cioè la vostra origine umana, non siete stati creati, anzi non foste fatti, no? Generati per vivere come bestie, come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. E qui la parola virtù, beh, sarebbe da discutere un bel po' di ore sul significato, perché è una parola, voi sapete, in Dante polisemica. Dante, nello stesso episodio, l'ha usata in questa terzina su cui ci siamo soffermati, no? Per dire che lui mette il freno al suo ingegno perché non corra che virtù non guidi, cioè Dante aveva proposto un rapporto in cui la conoscenza è supeditata alla virtù, qui Ulisse mette sullo stesso piano virtù e conoscenza, ma secondo altri invece virtù detto da Ulisse, dall'Ulisse vivo poi, pagano, è una parola derivante da vir e quindi maschio, da cui derivano virilità, no? Tra le altre nella nostra lingua, per cui qui virtù vorrebbe dire forza, coraggio. Va bene? Anche qua ci sarebbe tanto da dire sulla posizione di Dante nei confronti di quest'ultima terzina. Ma al verso 121 si sono già chiuse le virgolette piccole, torna a parlare l'Ulisse della fiamma con Virgilio, un po' vantandosi del potere che ebbero le sue parole. I miei compagni feci io sì aguti con questa orazion picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. Cioè, con questo piccolo discorso li feci così desiderosi di andare verso la morte che a fatica avrei potuto trattenerli. E volta nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Cioè è rivolta la poppa nel mattino in Oriente, facemmo ali dei remi per il volo temerario. Folle, cioè il volo è già per la cultura antica a cui appartiene Ulisse e anche per quella medievale qualcosa che l'uomo non può fare. Sappiamo benissimo che cosa è capitato a Icaro, che cosa è capitato ad Edalo, che cosa è capitato a Fetonte. Quindi il volo, insomma, è chiaramente in contrasto con il volo che si potrà fare Dante per grazia. Ma poi anche la parola folle, scusatemi, mi devo soffermare ancora un po' su questo, perché è una parola molto pregnante che Dante usa per caratterizzare il rischio del proprio viaggio. Nel secondo canto dell'Inferno, vi ricordate quando lui, cadendo il sole, subisce la prima crisi e domanda a Virgilio: ma io posso fare questo viaggio? Temo che la mia venuta non sia folle. Cioè la paura di Dante, paura di buon cristiano, era: io perché andrò a conoscere quello che è vietato agli umani di conoscere? Non sono né Enea né Paolo.
quindi ho paura di macchiarmi di superbia intellettuale. E che cosa gli risponde Virgilio attraverso questo lungo discorso in cui racconta della venuta di Beatrice al limbo? Gli dice, in pratica, quello che tranquillizza Dante e tutti noi, il tuo viaggio non è folle perché è voluto da Dio, è provvidenziale. E qua si vede proprio sia il parallelismo tra il viaggio di Dante, che anche lui andò a conoscere l'ignoto, i vizi e i valori umani, ma anche la distanza da Ulisse, che lo fece contro la volontà degli dèi, mentre invece lui era stato chiamato da Dio a fare questo viaggio. Bene? E il fatto che prendessero sempre dal lato mancino, sapete che la sinistra è anche la parte dalla quale si scende nell'inferno, suggerisce che già lì, attraversando le colonne di Ercole, stanno andando verso la perdizione anche dell'anima. Verso 127, tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marinsuolo. Allora, durante la notte si vedevano già tutte le stelle dell'emisfero sud e il nostro, l'emisfero nord, era già così basso che non appariva fuori dall'orizzonte, quindi non vedono terra. Questo racconto è così geniale che nonostante noi sappiamo, perché è ragionevole, che durante questo viaggio, dopo le colonne di Ercole, chiaramente si sono succeduti mesi e giorni, giorni e notti, si ha comunque l'impressione, mentre si legge, che sia sempre buio, che sia sempre notte. Verso 130, cinque volte era acceso e tante cassole, lume era di sotto dalla luna, poi che entrati eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanto veduta non aveva alcuna. Cioè, cinque volte si era acceso e si era spento lo lume, cioè la luce della faccia inferiore della luna, quindi erano passati cinque cicli lunari. Dopo che avevamo oltrepassato le colonne di Ercole, nominate qui con questo sintagma alto passo, che è lo stesso che Dante usa per riferirsi al passaggio del proprio viaggio dal mondo dei vivi al mondo dei morti, sempre in questo secondo canto dell'inferno che citavamo prima, no? Prima che tu mi affidi all'alto passo, Dante domanda a Virgilio, guarda se la mia virtù è possente. Quindi di nuovo una coincidenza lessicale che permette di stabilire questo parallelismo tra il viaggio di Dante e quello di Ulisse. Quindi erano passati quasi 5 mesi quando ci apparve una montagna oscura per la distanza. Chiaramente, come capiremo l'anno prossimo, questa è la montagna del Purgatorio. Unica terra emersa dell'emisfero sud secondo la visione di Dante, che a Ulisse sembri bruna, certo è per la distanza, ma è anche per la storia, perché questa montagna non era stata inaugurata chiaramente, è la montagna attraverso la quale si raggiunge la salvezza e quindi può essere vista. E non direi popolata, ma almeno trascorsa solo dopo Cristo. Quindi andare al mondo senza gente prima di Cristo è veramente una sfida tremenda, perché l'emisfero sud è senza gente dalla cacciata di Eva e Adamo dall'Eden e sarà riammesso il genere umano solo come passaggio dopo la redenzione. Allora, il povero Ulisse, dal più basso inferno, dice che questa montagna gli sembrò tanto alta quanto non aveva mai visto nessuna. Vedete che lui ha questa
questa ambizione di altezza e perciò cadde così in basso, vero? Perché adesso ha raddoppiato in qualche modo la distanza tra la cima di quella montagna, dove l'Eden e quindi la felicità in questo mondo, rispetto a quella che aveva all'altezza del mare quando la vide. Al verso 136, noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto. Cioè, nemmeno un verso dura l'allegria che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Giacché dalla nuova terra, cioè da questa montagna del Purgatorio, nacque un turbine che colpì il primo canto della nave. Vedete che è interessante perché Ulisse, cioè per ammazzare Ulisse, si è mossa addirittura la divinità. È come se la terra del Purgatorio non permettesse che nessuno si possa avvicinare prima di Cristo. Verso 139, tre volte il fe girar con tutte le acque. Allora, come ogni volta che appare la vera divinità, compare il numero 3 della Trinità, mettendo ordine in questo sproposito di Ulisse. Tre volte fece girare il legno, l'imbarcazione con tutte le acque, e questo è un verso che uno si vorrebbe ripetere fino alla morte perché è un'immagine, insomma, commovente perché è quasi, insomma, uno direbbe di suggerimenti fellineschi, tutto il mare muovendosi per affondare la nave di Ulisse, rendere il contempo la grandezza dell'impresa umana che addirittura richiede di un movimento dell'intero oceano e la piccolezza dell'uomo di fronte alla divinità. Alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. Cioè la quarta volta questo viaggio del tutto orizzontale, immanentista di Ulisse, una volta che interviene Dio, la mette in verticale, sollevando la poppa verso l'alto e cacciando in giù la prura, come altrui piacque. Ecco, un altro sintagma che apparirà in rapporto con il viaggio di Dante nel primo canto del Purgatorio. Lì Dante farà una serie di rituali per intraprendere la penitenza e questo, come altrui piacque, lo leggeremo all'inizio dell'anno prossimo, riguarderà l'umiltà che ci vuole per la salvezza, in contrasto con la superbia per cui Ulisse fu ammazzato in acqua da Dio. Quindi la stessa divinità che non volle che Ulisse raggiungesse le terre dell'emisfero sud, volle che Dante con umiltà ripercorresse queste stesse terre, infinché il mare fu sovra noi richiuso, finché il mare si richiuse sulla nave, chiaramente mandandola a fondo, come se quel mare non fosse mai stato aperto da nessuno. Che meraviglia! Mi leggo un attimo la chat perché ho visto che qualcuno di voi inviava dei commenti. Più leggo la Divina Commedia, ancora ed ancora, più scopro e credo di capire meglio la crisi dell'umanità. Stiamo ora attraversando il bisogno di guarare dentro ed intorno e di guarire senza andare lontano, come forse avrebbero dovuto fare Ulisse e tanti altri. Non si sa mai comunque. Cibo per la mente, come si dice in inglese. Sì, è vero che in questo momento critico dell'umanità, un canto che parla
del bisogno dei limiti acquista un significato, insomma, rinnovato, come capita appunto con i classici e con questo libro in particolare. Grazie. La mia opinione sul peccato di Ulisse può essere che il peccato sia causa dell'ego incontenibile, monologo, peccato di intelligenza tipico delle persone di altissimo ingegno, peccato di frode, di consigli fraudolenti. La frode è illustrare, non so perché mi va via la chat, aspettate. La frode è illustrare con parole vere cose, progetti che non sono veri. Il viaggio di Ulisse è verso l'Occidente, tramonto, morte. Un uomo infelice, Ulisse, è una retorica perfetta e diabolica la sua, nessun presente lo soddisfa. Dante prova ammirazione per Ulisse, ma Ulisse di Dante non ritorna, non condivide, non dialoga. Mi sembra che Dante ci dica che il mondo si salva con il dialogo. Infatti Dante ritorna, Ulisse no. Molto interessante, con molti spunti di cui magari possiamo fare qualche cenno la settimana prossima in rapporto anche con il personaggio di Guido, anche perché siamo andati oltre la nostra ora. Io sul monologo onestamente non andrei troppo perché Ulisse è in questo senso come gli altri personaggi, no? Molti monologano. Non credo che sia questo, onestamente, però come tutte queste cose, questo canto in particolare, ma la commedia in genere, è un testo talmente suggestivo, talmente pieno di spunti, coinvolge talmente tante zone della nostra anima che insomma è difficile tenere a bada queste suggestioni. Chiaramente non è che le dobbiamo tenere a bada, io che sono l'insegnante lo devo fare e devo insegnarvi cautela, voglio dire, non è tutto valido anche ovviamente fare questi aggiornamenti del testo, queste associazioni che mantengono il testo vivo presso di noi, ma per fare ipotesi sul peccato di Ulisse in un modo serio e fondato ci vuole molto più tempo, molta più lettura e soprattutto la conoscenza del prossimo canto, eh? Quindi la prossima volta, se siete d'accordo, torniamo su questi spunti. Stupendo, sì, lo so che è stupendo, che meraviglia, che me lo so, è una meraviglia. Grazie a voi. Siamo molto fortunati, davvero, di poter leggere questo. Allora, rileggiamo il canto, ma io nel frattempo ho distrutto le mie pagine, quindi prendo un altro inferno, scusate. Mi è caduta dell'acqua all'inizio della lezione, per cui ormai ho dovuto indovinare le lettere, ma forse Dante ha voluto che l'acqua che ha ricoperto Ulisse ricoprisse anche la mia scrivania. Va bene, qualcosa dovrò imparare da questo. Lo rileggiamo allora, vi ringrazio dell'attenzione, della pazienza e vi chiedo ancora scusa di aver fatto tardi. Godi Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Tra i ladroni trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi vien vergogna, e tu in grande oranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da picciol tempo di quel che prato non ch'altri t'agogna. E se già fosse, non saria per tempo, così fossei da che pur esser de che più mi graverà con più m'attempo. Noi ci partimmo e su per le scalee che n'avea fatti borni a scender pria, rimontò il Luca mio e trasse me. E proseguendo la solinga via tra le schegge e tra rocchi dello scoglio, l'oppie senza la mano non si spedia.
all'orni dolci, e ora mi ridoglio quando drizzo la mente a ciò che vidi, e più lo ingegno affretto io ciò, perché non corra che virtù non vidi. Sicché se stella bono miglior cosa m'ha dato il bene, che io stessi non m'invidi. Quante il villan che al poggio si riposa nel tempo che colui che il mondo schiara, la faccia sua a noi tien meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove i vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, siccome io mi accorsi tosto chi fui, da bel fondo parea. E qual colui che si vengiò con gli orsi vide il carro d'Elia al dipartire, quando i cavalli al cielo erti le vorsi, che non potea sì con gli occhi seguire, che il vedesse altro che la fiamma sola, siccome nuvoletta in su salire, tal si muove ciascuna per la gola del fosso, che nessuna mostra il furto, e ogni fiamma un peccatore invola. Io stava sopra il ponte a veder surpo, sicché sì se io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù senza esser urto. E il duca, che mi vide tanto atteso, disse: dentro dai fuochi son gli spirti, catun si fascia di quel che egli è inceso. Maestro mio, risposi io, per udirti son io più certo, ma già m'era avviso che così fosse, e già voleva dirti. Chi è in quel fuoco che vien sì diviso di sopra che par sorgere della pira dove Teocle col fratel fu miso? Rispose a me, là dentro si martira Ulisse e Diomede e così insieme alla vendetta vanno come all'ira. E dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del caval che fe la porta, ond'uscì dai Romani il gentil seme. Piangevi si entro l'arte perché morta dei Damia ancor si duol d'Achille e del Palladio pena vi si porta. Se i possum dentro da queste faville parlar, dissi io maestro, assai ten prego e ripriego che il piego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego finché la fiamma cornuta qua venia. Vedi che del disio ver lei mi piego. Ed elli a me. La tua preghiera è degna di molta loda e io però l'accetto, ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, che io ho concetto ciò che tu vuoi, che i sarebbero schivi perché fuor greci, forse del tuo detto. Poiché la fiamma fu venuta quivi dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare udivi. O voi che siete due dentro ad un fuoco, se io meritai di voi mentre chi vissi, se io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gettò voce di fuori e disse, quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno, la presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore chi ebbe a divenir del mondo esperto e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morocco e l'isola di Sardi, e l'altra che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente,
a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente. Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Li miei compagni feci così aguti con questa orazion picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marin suolo. Cinque volte raccese, tanto casso lo numera di sotto dalla luna, poiché entrate eravamo nell'alto passo. Quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto, quanto veduto non avea alcuno. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acqua, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque, infinché il mar fu sopra noi richiuso. Grazie, ci vediamo la settimana prossima.